Como come New York, stop al consumo di alcolici strada in tutta la città. Linea dura della giunta rapinese che, dopo aver accantonato l'ordinanza anti-alcol per alcune strade cittadine, si appresta ora a modificare il regolamento di polizia urbana varato dalla precedente amministrazione. Lo stop all'alcol sul suolo pubblico che non sia in prossimità dei dehors, degli spazi, della somministrazione, e sappiamo bene quali problemi il consumo di alcol per la città ha generato nelle zone di Vianzani, Piazza della Tessitrice, San Rocco e in molte altre parti della città. Non soltanto lo stop al consumo di alcolici strada, verranno inoltre ampliate le zone rosse cittadine, ossia strade e piazze della città considerate particolarmente a rischio sotto il profilo della sicurezza. Oltre alla zona tra Vianzani e Via Magenta, intese come strade e non soltanto come giardinetti, in totale saranno 15 le zone che si andranno ad aggiungere a quelle già inserite nel precedente regolamento di polizia urbana. Nello specifico si tratta di Largo Don Roberto Malgesini, Piazza Cacciatori delle Alpi e ancora Viale Varese e via Cattaneo. Nell'elenco sarà inserita anche Piazza Vittoria, in particolare l'area destinata a mercato e la fermata dei bus. Nuove zone rosse saranno anche via Battisti, via Sauro, viale Lecco fino a Piazza del Popolo, via Sant'Abbondio e via Regina Teodolinda. A completare la mappa delle aree urbane, dove dovrà essere rispettato un regime di particolare tutela della sicurezza e del decoro, anche via Sinigaglia, viale Poecar e piazzale Somaini. Completano l'elenco l'area destinata a mercato, in via Falciola d'Albate e il Parco Negretti. Per chi non rispetterà le norme indicate dal nuovo regolamento scatterà l'ordine di allontanamento e successivamente il DASP urbano. Oltre ad aver introdotto nuove norme abbiamo anche esteso le zone rosse, dove compiere atti contrari al regolamento di polizia urbana in automatico farà scattare l'ordine di allontanamento. Al secondo ordine di allontanamento il questore potrà emettere un DASPO. Di conseguenza quello che consiglio alla cittadinanza è di rispettare il futuro regolamento di polizia urbana.